pasticcera, una delle basi della pasticceria italiana, ma quanto è buona e quanto è semplice da preparare in casa. Sono sicura che anche voi da bambini sarà capitato di essere ammalati, febbricitanti, sotto le coperte, e la vostra mamma vi ha preparato un pentolone di crema pasticcera per deliziarvi, coccolarvi e farvi subito riprendere, ritrovando tutto il buon umore necessario per guarire da qualunque febbre. Oggi la prepariamo insieme e vi faccio vedere come è semplice e come è buona. Questa è la mia ricetta. Innanzitutto prendo del latte, che deve essere fresco, intero, meglio se di alta qualità. La parte grassa del latte è molto importante per ottenere una crema morbida, avvolgente, vellutata. Addirittura si può sostituire una parte di latte con una parte di panna per renderla ancora più cremosa, ancora più consistente. Poi prendo il baccello di vaniglia, che secondo me è l'aroma che ci sta a pennello, ma potete pensare di aromatizzare la vostra crema pasticcera anche con la scorza di limone, la scorza dell'arancia, insomma si possono scegliere veramente tantissimi aromi oltre alla vaniglia. Se utilizzate la vaniglia, come sto facendo io, preferite il baccello perché ha sempre un sapore decisamente migliore, più naturale, più intenso, particolare e buono rispetto agli aromi chimici come ad esempio la vanillina. Incidiamo il baccello, estraiamo i semini, andiamo ad aggiungere sia i semini sia il baccello. Una bacca di vaniglia buona, oltre ad essere profumatissima, è anche ricca di semini, ha una polpa proprio bella corposa. Adesso metto a riscaldare il latte, poi lo spengo e lascio che la vaniglia resti in infusione una decina di minuti. Questo mi aiuterà a farle estrarre tutto il suo aroma. E mentre il latte riscalda, io passo al resto della preparazione della crema. Quindi devo lavorare zucchero e tuorli. Posso fare questa operazione con una planetaria, con uno sbattitore elettrico, ma posso anche farlo semplicemente direttamente nella pentola con una frusta a mano. Questa ovviamente è un'operazione molto più veloce che vi può essere utile se avete poco tempo a disposizione. Il risultato è eccezionale lo stesso. Zucchero semolato e tuorli. Io non utilizzo l'uovo intero, ma i tuorli, e la crema pasticcera va fatta con i tuorli. Non parliamo quindi di uova intere, che volendo ci sono anche ricette che utilizzano l'uovo intero per la crema pasticcera, quindi l'albume, ma l'albume non dà contributo alla crema. Andremo ad aggiungere solo una parte liquida, come se andassimo ad aggiungere un'acqua, che veramente non dà contributo, quindi non serve a nulla. Gli albumi potete metterli da parte e potete utilizzarli per tantissime ricette. Non è questa la loro ricetta, ma ce ne sono tantissime che utilizzano solo gli albumi. Potete fare delle meringhe friabilissime e sfiziosissime, potete fare dei macarons, potete fare un'ottima angel cake, la ciambella morbida, soffice, quella là proprio bella, la ciambella degli angeli. Ma potete farci anche una frittatina, una semplice frittatina più leggera della frittatina che potete fare con i tuorli. Oppure, vi dico la verità, io alle volte quando me ne avanzano ad esempio uno o due, quindi pochi, li vado ad aggiungere anche ad una frittata normale. Quindi ci sono tantissimi modi per utilizzare gli albumi, non è questo il caso di utilizzarli, non facciamo sprechi, li riutilizziamo in altre ricette. Aggiungo anche i tuorli. Avrete sicuramente visto che ci sono delle creme pasticcere con una colorazione molto più intensa, altre con una colorazione più delicata. Questo dipende tantissimo dalle uova che stiamo utilizzando, perché non tutti i tuorli d'uovo hanno la stessa pigmentazione. Questo però non inficia il sapore della vostra crema pasticcera, che avrà sempre praticamente lo stesso sapore che gli verrà dato dalla preparazione complessiva, dall'aroma che state utilizzando, ma certo non dal tuorlo, perché anche se cambia un po' la tonalità del colore del vostro tuorlo, sicuramente non cambia il sapore, dipende dall'uovo che state utilizzando, quindi è solo una questione estetica, nessun problema. Vado a mescolare con la frusta a mano per far sciogliere un po' lo zucchero. Aggiungo anche la maizena o amido di mais, posso aggiungere anche fecola di patate, amido di frumento, insomma un amido piuttosto che non una farina. L'amido è più delicato, mi dà una crema pasticcera dal sapore più delicato, meno corposa, perché poi quello che mi fa addensare la crema è proprio l'amido contenuto nella farina,
quindi non serve utilizzare la farina classica per dolci. Chiaro che se non avete un amido potete utilizzare anche la farina. Ne aggiungo un po' alla volta e vado a mescolare per evitare la formazione di grumi. In realtà quello che noterete utilizzando la farina è che la vostra crema può essere un po' più opaca. Ecco perché da quando io sono passata a utilizzare l'amido non sono più tornata indietro alla farina. Bene, ho incorporato tutta la maizena ed ho ottenuto un bel composto gonfio e abbastanza spumoso. Passo sul fuoco, poiché non appena il latte è pronto non devo fare altro che aggiungere il latte gradatamente a filo e completare la cottura della crema pasticcera, quindi addensandola a fuoco dolce. Bene, il latte è pronto, ho messo la pentola sul fuoco e adesso vado ad aggiungere gradatamente il latte mescolando appunto con il composto di uova e zucchero e pian piano la crema si andrà ad addensare. Non vado a togliere i baccelli di vaniglia che sono presenti nel mio latte in questo momento, potrei farlo anche adesso, li tolgo solo in un secondo momento, prima che andrò a raffreddare la crema. In questo modo, anche durante la cottura, il baccello di vaniglia continuerà a sprigionare il suo aroma. Se avessi voluto utilizzare la scorza del limone, ad esempio, per aromatizzare, avrei dovuto chiaramente mettere al posto del baccello di vaniglia nel latte e poi avrei potuto utilizzare lo stesso procedimento, quindi avrei potuto toglierla adesso oppure successivamente. Mentre aggiungete il latte, mantenete un fuoco molto basso. Ne aggiungo un po' alla volta e mescolo. Soprattutto nella fase iniziale la crema è molto densa, quindi mi potrà sembrare un po' più difficoltoso incorporarlo, anche se non lo è. Poi pian piano si diluisce e quindi diventa tutto molto più semplice. Le ricette per preparare la crema pasticcera possono avere una personalizzazione non solo in base ai propri gusti personali, magari c'è a chi le preferisce con un sapore di uovo un po' più carico, chi un po' più scarico, chi più fluida, chi più corposa, ma molto può dipendere anche dalla particolare ricetta che state seguendo, ovvero dal particolare utilizzo che ne dovete fare. Quindi ovviamente ogni ricetta sarà poi a sé stante. Se volete però una ricetta base della crema pasticcera trovate tutte le informazioni, quindi con la lista degli ingredienti che ho utilizzato io, li trovate nell'info box. Quindi espandete l'info box e trovate sempre tutto. In ogni caso la ricetta è sempre sul mio blog insieme a tutte le altre, dove trovate anche la ricetta della crema pasticcera vegana. O anche quella al cioccolato, o anche quella al cioccolato fondente, al cioccolato bianco, al limone. A questo punto non devo fare altro che mescolare delicatamente con un pochino di pazienza e aspettare che la crema pasticcera si addensi. Andate a mescolare la crema, verificate bene di mescolarla in tutti i punti della pentola per evitare che ci siano dei punti dove la crema si attacca alla pentola, si addensa troppo e non va appunto ad amalgamarsi bene. Bene, già vedo praticamente che la crema mi si sta addensando. Quanto più è caldo il latte che andate ad aggiungere al vostro preparato, tanto prima si addenserà la vostra crema. Poiché la temperatura alta del latte chiaramente innalza subito la temperatura degli altri ingredienti e quindi si arriva prima al punto di addensamento appunto della crema. Eccola qua, infatti la mia crema è già quasi pronta praticamente, bellissima e profumatissima. La crema è pronta quando, sollevando la frusta, resta un po' attaccata la frusta stessa prima di cadere. Spengo, do un'ultima mescolata veloce. E adesso sposto dal fuoco e porto a raffreddare. Devo raffreddare la crema, altro passaggio importante. Quindi prendo una pirofila di vetro. Mamma mia, guardate qua. E verso la crema al suo interno.
vado a togliere i baccelli di vaniglia che non avevo tolto prima e che mi sono serviti appunto per aromatizzare la crema. La stendo su tutta la superficie in maniera possibilmente più liscia, diciamo così. Controllo qualità. Perfetta. Ecco perché quando faccio la crema pasticcera devo farne sempre una quantità superiore rispetto a quella che mi serve, perché poi ce ne sarà sempre un po' che non finirà nella ricetta. È buonissima anche calda, che potete servirla appunto come dolce al cucchiaio, soprattutto nei periodi più invernali, più freddi, quando abbiamo voglia di una coccola super deliziosa, magari con qualche biscottino fatto in casa, e vado a coprire con la pellicola che deve essere a contatto, ovvero deve proprio aderire alla superficie della crema. Questo per evitare la formazione della fastidiosa pellicina in superficie che andrebbe poi a rovinare in qualche modo la nostra preparazione. Ed eccola qui, non mi resta che farla raffreddare. Vi ricordo che se volete velocizzare i tempi di raffreddamento della vostra crema, non dovete fare altro che stenderla in un recipiente ancora più largo. Più largo il recipiente, quindi maggiore la superficie di contatto tra la crema e il recipiente stesso, minore sarà il tempo di raffreddamento. Ma io nel frattempo vado a raffreddare questa crema. E la crema pasticcera è pronta per farcire una torta, per creare deliziose crostate o semplicemente per essere servita come dolce al cucchiaio. Andiamo ad assaggiare. Cremosissima, un profumo incredibile, buonissima. Preparatele sempre un po' in più, così avete modo di assaggiarla proprio come ho fatto io e di gustarla come il dolce più buono che ci sia, ma anche più semplice e più veloce. Se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita, lasciatemi sempre un like ed un commento, fatemi sapere cosa ne pensate ed io vi aspetto alla prossima video ricetta. Nel frattempo vado a completare questa delizia. Ciao!